di questa trasformazione se noi imprimiamo su tutto ciò che vediamo, sulla creazione che ci sta attorno e che attende la rivelazione dei figli di Dio, la redenzione, se noi imprimiamo il tocco trasformante di colui che presiede alla creazione, in cui tutte le cose sono state create e per cui tutte le cose sono state create. Qui entriamo nel grande mistero. Fratelli e sorelle, basta aver accennato, lasciamo lo spirito che lavori dentro di voi e vi introduca alla verità tutta intera, perché è della verità che noi ci nutriamo. Ma andiamo all'altro cammino, il cammino dell'Eucaristia verso la morte. È bene che noi ne parliamo. È un cibo che opera, diceva bene Tommaso, grande teologo dell'Eucaristia, al medesimo fiore va l'ape, succhia il nettare, lo trasforma in miele, va il serpente e lo trasforma in fiele, in veleno. Ma vediamo questo cammino. Prendiamo il testo di Paolo ai Corinzi, dove si parla dell'Eucaristia. È il testo più antico, scritto prima dei Vangeli. Paolo ci dice che trasmette quello che ha ricevuto nella notte in cui fu tradito e narra l'Eucaristia. E poi comincia a dire che ci sono di quelli i quali mangiano senza discernimento. E poi dice ancora che ci sono altri che mangiano e si ammalano. E poi dice che ci sono alcuni i quali mangiano e muoiono fisicamente. Per questo in mezzo a voi ci sono tanti ammalati. Per questo in mezzo a voi tanti muoiono in età prematura, perché mangiano del cibo della vita non ben disposti. E allora vediamo le tre fasi. Le tre fasi negative di coloro che si cibano dell'Eucaristia. Dobbiamo pur dirle certe cose. Troppo ammalati in mezzo a noi. Incominciamo con la prima fase, la nausea. La nausea della manna, il pensiero dei porri, dei melloni, dei pesci, delle carni fumanti d'Egitto, le quaglie che si cercano anche nei nostri gruppi per mangiare le quaglie, si invocano le quaglie e Dio permette che le quaglie si posano dentro il gruppo e si mangiano le quaglie e si muore 70.000 perché le quaglie uccidono. Non ci fermiamo all'Eucaristia, vogliamo altro cibo, un cibo che ci fa del male. E allora ecco che ci allontaniamo dall'Eucaristia. Quanti nei nostri gruppi si allontanano dall'Eucaristia? L'Eucaristia non mi dice più nulla. Una volta alla settimana, poi una volta ogni 15 giorni, una volta al mese mi basta. Vuol dire che è entrato il gusto di altri cibi. E incomincia con la nausea il raffreddamento della pietà. Il fervore di prima cessa. Incomincia la tiepidezza che prelude al vomito di Dio, poiché non sei né caldo né freddo. Io comincio a vomitarti dalla mia bocca. La tiepidezza, l'abitudine nel ricevere l'Eucaristia, che non viene ricevuto ogni giorno, ma ci sono anche di quelli i quali ricevono l'Eucaristia per abitudine, non più per devozione, per desiderio, ma per abitudine.
ma non hanno le disposizioni, non hanno il discernimento del corpo del Signore, del sangue del Signore. C'è un peccato, quello che produce la cosiddetta sterilità spirituale. Tanti dei nostri gruppi sono sterili a causa dell'Eucaristia. Non mangiata bene, quando noi ci accostiamo senza amore, con l'astio, con il rancore, con non perdono nel cuore, a prescindere dal peccato grave, ma col peccato abituale, soprattutto col peccato del non amore, né a Dio né agli uomini. Quando siamo trasandati, non misconoscendo il corpo del Signore, allora contraiamo la sterilità spirituale. Non facciamo più niente, non progrediamo, non produciamo, diventiamo terreno sterile dove è stato buttato il sale che impedisce così la vegetazione, impedisce la crescita. Quante persone a furia di Eucaristia sono diventate sterili? Noi ce ne accorgiamo. Anche gli altri, quelli più lontani, ce lo dicono. E fa la comunione ogni giorno. Persone pettegole, attaccate alle cose della terra, trasandate nello spirito, persone che lasciano tanto a desiderare, fanno la comunione ogni giorno. Ma quella comunione ogni giorno che dovrebbe trasformare una vita non fa niente, produce la sterilità. Questi animi sono sterilizzate, bruciate dal fuoco dell'Eucaristia. È una bruciatura che impedisce la fertilità, si diventa terreno sterile, solitudine spirituale, steppa, che non produce niente. Quante persone nei nostri gruppi sono sterili? E quanti si ammalano? Tante malattie croniche. Nei nostri gruppi abbondano gli ammalati cronici. In tanti casi si deve all'abuso dell'Eucaristia. Persone che ogni giorno, o quasi ogni giorno, si cibano del cibo eucaristico senza discernimento, diventano sterili, peggiorano il loro stato, sempre spallatori o spallatrici, sempre mentitori o mentitrici, sempre sciatti nel loro modo di agire. Ecco il frutto dell'Eucaristia di ogni giorno. Malati che ricorrono sempre a preghiere, vogliono sempre preghiere, 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 ma andate a fare una buona confessione, una buona comunione e guarirete, perché l'Eucaristia ricevuta bene perdoni i peccati veniali e i meglio contro le concupiscenze, e cibo di vita, cibo di salute per il corpo. Se vi avvicinate bene all'Eucaristia, raggiungerete una buona salute dell'anima e del corpo, e l'antidoto contro le malattie, contro le infermità. Tante persone vengono da me e mi dicono: ma fai una preghiera, ma la fai sta preghiera? E io dico: andate a confessarvi, lavatevi, purificatevi, comunicatevi bene e guarirete. Che vale la preghiera ministeriale quando abbiamo Gesù nell'Eucaristia, quando abbiamo Gesù nella penitenza, che ci guarisce di persona? Perché andate mendicando preghiera a destra e a sinistra, confessatevi bene e sarete consolati, comunicatevi bene
esulerete, sfavillerete di gioia, la vostra vita diventerà ragliante. E andiamo oltre. In mezzo a voi ci sono tanti morti. Ci sono due specie di morti: la morte spirituale e la morte corporale. A Corinto succedeva questo. Non è detto che non possa succedere anche in mezzo a noi, se succedeva a Corinto, che morivano molti perché abusavano dell'Eucaristia. Perché l'Eucaristia, quando diventa veleno in noi, diventa veleno dell'anima e del corpo. In tanti diventa veleno di corpo, diventano ammalati gravi, diventano indemoniati, tanti si caricano di negatività per l'Eucaristia ricevuta male, tanti muoiono nello spirito, tanti muoiono nel corpo. E allora, fratelli e sorelle, dobbiamo pur riflettere a questo cammino negativo dell'Eucaristia, che gradualmente peggiora il nostro stato spirituale, psichico e fisico, perché l'Eucaristia è cibo dello spirito, dell'anima e del corpo. Migliora il nostro stato spirituale, psichico, fisico. Peggiora il nostro stato spirituale, psichico, fisico. Secondo che noi mangiamo bene o non mangiamo bene del pane eucaristico. Ho voluto dirvi questo non per spaventarvi, ma per esortarvi caldamente, fratelli e sorelle, ad accedere all'Eucaristia, a questa fontana di vita, a questa fontana di consolazione. Quale consolazione noi abbiamo in questa vita? Migliore di sederci a tavola e mangiare e bere. E qual è la tavola bella se non l'altare, la tavola di ogni giorno? E qual è il cibo bello, meraviglioso, quello che fa germogliare le anime vergini e nutre i vostri giovani e la forza e vigore, se non il pane dell'Eucaristia consacrato dallo Spirito, se non il vino brillante consacrato dallo Spirito per noi? Ecco il luogo della consolazione massima, quando uno è a tavola e mangia e beve in un bel convito, è gioioso, ho mangiato, ho bevuto, sono consolato, mi sento bene. Quando noi ci accostiamo all'Eucaristia dobbiamo sentirci bene, consolati nello spirito, nell'anima e nel corpo. Abbiamo mangiato Dio, abbiamo bevuto Dio, Dio è diventato vita mia. Io sono con Dio, inebriato dalla gioia di Dio. L'Eucaristia, per chi se la intende, diventa la consolazione giornaliera. L'appuntamento all'altare è l'appuntamento al luogo della consolazione. Tutte le pene vengono immerse nel calice che noi beviamo. E vengono diluite, noi beviamo la dolcezza di Dio, come dicono i due testi dell'Esodo e della Sapienza. Noi con la manna, che è Cristo, il pane disceso dal cielo, beviamo la dolcezza che è il Dio della nostra vita, ci consola nella nostra solitudine. Con l'Eucaristia non ci troviamo in comunione con Dio, in comunione con gli uomini, in comunione con tutto il cosmo, non c'è solitudine. Per chi mangia del corpo del Signore e beve il sangue del Signore, la consolazione massima è per costui. Fratelli e sorelle, vogliamo essere consolati? Consolati veramente? Accostiamoci bene all'Eucaristia. E Gesù, che consolazione degli uomini, sarà
consolazione nostra nel viaggio della vita. Amen. Di gioia, consolazione massima, perché ci dai il possesso di Cristo Signore, anzi è Cristo Signore che ci assorbe in sé e ci fa vivere di sé. Quale gioia, quale bellezza, il frumento che fa germogliare i giovani, il vino che fa gioire le ragazze, dice un testo della scrittura Coelet. Nell'Eucaristia noi possiamo considerare tre realtà. La realtà del sacrificio, che rinnova, attualizza meglio, il sacrificio della croce. La realtà della consumazione, dell'offerta, della vittima sacrificale, che ci mette in comunione con la divinità e in comunione tra i commensali. E la realtà del sacramento che prolunga la presenza reale di Cristo in mezzo a noi, compagno del nostro viaggio, punto di riferimento. Di queste tre realtà noi vogliamo mettere questa sera a fuoco, parlando della consolazione, la seconda realtà, la consumazione della vittima offerta nella comunione. L'Eucaristia come banchetto è una realtà inebriante. Il banchetto già di per sé riunisce la famiglia, riunisce gli amici, gli invitati e dà gioia. Ogni banchetto dà gioia, crea comunione e toglie dalla solitudine. In ogni banchetto i commensali si sentono come vincolati dallo stare insieme e dal mangiare la stessa vittima, cioè lo stesso cibo. Anche Gesù amava il banchetto, perché nel banchetto radunava tutti quelli che voleva, ai quali parlava, comunicava se stesso. Mangiando il cibo degli uomini, egli donava se stesso, cibo di vita eterna. Le più belle parabole del Vangelo sono adombrate nel banchetto, nell'ambito di un banchetto, istituire l'Eucaristia e l'eterna felicità. Lui la paragona ad un banchetto, il banchetto delle nozze eterne. C'è banchetto e banchetto anche nella storia sacra. C'è il banchetto sacro. Nel banchetto sacro, anche quello che non appartiene alla vera religione, c'è una peculiarità. Non soltanto i commensali si riuniscono, ma mangiando la vittima offerta alla divinità, entrano in comunione con la divinità. E si crea cioè una comunione verticale e orizzontale nel banchetto sacro. Gesù, nell'istituzione dell'Eucaristia, entra in questa dimensione del banchetto sacro, anzi del vero banchetto, dell'unico vero banchetto raffigurato negli altri banchetti sacri dell'umanità. Qui la vittima è lui, offerta al Padre per la salvezza del mondo. Però è una vittima diversa dalle altre vittime,
negli altri banchetti sacri la divinità era in relazione con la vittima, perché la vittima era offerta alla divinità e attraverso la vittima si entrava in una certa comunione morale con la divinità. Qui invece la vittima è la stessa divinità, è Dio che viene vittimato, è Gesù, vero Dio, vero uomo, che viene mangiato. E siccome il cibo è superiore ai commensali, succede che i commensali sono assorbiti nella vittima sacrificata, in questo caso in Gesù, e diventano una cosa sola con Gesù, una cosa sola tra di loro. Per cui quel medesimo cibo è mangiato da tutti. Così avviene nell'Eucaristia, quando noi beviamo allo stesso calice e mangiamo dell'unico pane. Allora lo Spirito di Gesù ci investe. Quello Spirito che ci ha dato l'Eucaristia ci dà di essere unione, comunione, e diventare a nostra volta Eucaristia. Entriamo qui nel mistero dell'Eucaristia. 2 anni prima della sua passione e morte a Cafarno, Gesù tiene un discorso discriminante, un discorso fermo e duro. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Ma il Padre vi dà un altro cibo sceso dal cielo, migliore della manna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue non vedrà la morte in eterno. Io sono il pane che il Padre del cielo dà agli uomini. Chi mangia di me e beve di me non vedrà la morte, vivrà. La vita è legata all'Eucaristia, che noi pensiamo è l'Eucaristia, la fonte della vita. Chi mangia di me, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita. Io sono la resurrezione e la vita. I padri vostri mangiarono la manna. La manna è il simbolo dell'Eucaristia. Consideriamo per un momento questo simbolo, questo segno. Scende dal cielo. Il libro dell'Esodo ci narra questa discesa matutina dall'alto, quasi da una nube. Perché la manna scende dalla nube come rugiada. Pensiamo allo Spirito, la nube, che ci dà l'Eucaristia, perché lo Spirito, la nube, che ci dà l'Eucaristia, questa rugiada luminosa. Questa rugiada luminosa ha il sapore, dice l'Esodo, di una schiacciata di miele. Ecco la dolcezza dell'Eucaristia. Con questa espressione il testo sacro vuole significare la dolcezza dell'Eucaristia, del cibo che scende dal cielo, che addolcisce il nostro cammino nel deserto. La manna era la dolcezza di Dio nell'amarezza del cammino. Era Dio che consolava il suo popolo che non trovava cibo. Però c'è un altro testo bellissimo che interpreta questa scacciata di miele, che va oltre il libro della Sapienza, capitolo 16, dal 20 in poi. Tu, o Signore, sfamaste il tuo popolo
con un cibo degli angeli, capace di procurare una delizia e soddisfare ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza verso i tuoi figli. Esso si adattava al gusto di chi li attiva e si trasformava in ciò che ognuno desiderava. Ecco due versetti meravigliosi. Questa manna manifestava la tua dolcezza nel cammino, anzi si adattava a tutte le esigenze, e avevi il gusto che ognuno voleva, soddisfaceva ogni desiderio. Era il cibo dato da Dio che soddisfaceva tutti i desideri dell'uomo. Eppure questa manna venne a nausea ad alcuni, fu delizia per alcuni, fu nausea per gli altri. Perché divenne nausea? Per quelli che erano orientati verso l'Egitto, in una via di ritorno alla schiavitù. Ecco, i nostri occhi non vedono che man, man, man. Le nostre fauci non masticano che man, man, man. Ah, questo cibo non ci soddisfa. Ci ricordiamo delle cipolle d'Egitto, delle carni fumanti, dei pesci, dei cocomeri, quel ben di Dio che era in Egitto. Il pane disceso dal cielo, che aveva in sé ogni diletto, che aveva tutte le dolcezze che l'uomo poteva desiderare, diventò un cibo di nausea, nauseato per questi uomini orientati verso l'Egitto. Ma per quelli che erano orientati verso la terra promessa, questa manna era il cibo delizioso, il cibo della forza, il cibo del cammino, il cibo con cui Dio consolava il suo popolo, si rendeva presente al suo popolo, nutriva il suo popolo. Così è nell'Eucaristia. Il cibo resta sempre il cibo di Dio, ma può venire a nausea. Tante e tante persone che camminano nel viaggio con noi, che camminano nel deserto, distolgono la loro attenzione dall'Eucaristia e non mangiano il cibo di Dio. Hanno nausea del cibo di Dio e desiderano il cibo degli uomini, desiderano le quaglie che producono la morte, le quaglie del deserto, desiderano i cibi lontani dall'Egitto, e l'Eucaristia non giova, non ha diletto. Non c'è più affinità tra chi mangia e ciò che viene mangiato. Cessa il contatto tra cielo e terra. La manna crea il contatto tra Dio che dà e l'uomo che riceve. Egli ogni mattina va a cercare la manna, ne raccoglie l'inno, quanto gli basta per lui, e si nutre nel pane che il buon Dio dà. E tanto gli è sufficiente. Voglio accennare a questo punto perché è importante nella nostra vita eucaristica. Ritorneremo su questa nausea quando vedremo il cammino dell'Eucaristia a ritroso, perché l'Eucaristia in noi ha due cammini: il cammino verso la vita, il cammino verso la morte. E cominciamo senz'altro, per non dilungarci,
a parlare del cammino dell'Eucaristia verso la vita. Quali sono le fasi di questo cammino dell'Eucaristia verso la vita? Parliamo dell'Eucaristia come cibo dell'uomo, perché dell'Eucaristia il discorso è molto lungo. Fissiamo soltanto qualche idea. Abbiamo tre fasi. La prima fase in questo cammino di vita è la fase cosiddetta dell'unione. Noi ci uniamo a Cristo Signore, che il Padre ha mandato come sorgente di vita. Chi mangia Gesù si unisce a Gesù. È una prima fase di unione che può durare molto, può durare poco, comunque è una prima fase nel nostro cammino eucaristico, fase di unione. C'è una seconda fase. Se noi mangiamo bene, se noi ci uniamo bene a Gesù, a questa seconda, a prima fase, succede una seconda fase, la fase della comunione. Entriamo in comunione con Gesù. Entriamo in comunione con tutti quelli che sono in Cristo Gesù. Si sviluppa la comunione nei due sensi, verticale e orizzontale. È una fase meravigliosa nel cammino di Gesù eucaristico nella nostra vita. E c'è una terza fase, la fase della trasformazione. Cioè quel Gesù che noi mangiamo, con cui entriamo in comunione, tende a trasformare la nostra vita. Tutto si trasforma, noi cantiamo, trasforma la nostra vita, la trasforma in sé. Noi diventiamo Gesù, noi diventiamo Lui. Diceva bene Agostino, sumus quod sumimus, siamo, diventiamo colui che sumiamo, diventiamo offerta al Padre, diventiamo pane spezzato per gli uomini, vita versata per gli uomini, diventiamo rendimento di grazie, gloria di Dio vivente, diventiamo parola di Dio. Parola di Dio che salva, quella parola incarnata, ricevuta, digerita da noi, ci trasforma in parola. Anche noi diventiamo parola, come il Verbo che si incarna. Siamo la parola di Dio agli uomini. Ecco l'ultima fase, quella trasformante. Ora vogliamo fare l'esame di coscienza nel nostro cammino positivo verso la vita. Noi da tanto tempo riceviamo l'Eucaristia. L'Eucaristia realmente ci unisce a Gesù. C'è unione di vita tra noi e Gesù. Dice Paolo, chi si unisce a una prostituta diventa un solo corpo con la prostituta. Chi si unisce a Cristo diventa una sola cosa con Cristo. Abbiamo noi la coscienza di diventare unità con Cristo quando noi ci comunichiamo? Lo sembreremo meglio quando vedremo il cammino dell'Eucaristia verso la morte. Perché l'Eucaristia è un cibo vivente, è un cibo che ha la sua efficacia, o produce la vita o produce la morte, o ci porta verso la vita o ci porta verso la morte. Quando ci accostiamo all'Eucaristia,
abbiamo la coscienza di accostarci al fuoco ardente, di accostarci alla vita? Non sempre si possono accostare a Gesù soltanto quelli che hanno lo Spirito Santo. Mi spiego. La frase è di San Francesco di Assisi, questo santo che scrisse poco, poche lettere, oltre la regola, ma lettere meravigliose, indirizzate a tutti i reggitori dei popoli, indirizzate ai fedeli, ai custodi delle comunità, al ministro generale, ai guardiani. Trattando dell'Eucaristia, egli con grande sapienza, egli che era un grande carismatico, aveva tutti i doni carismatici, dice perentoriamente che non ha lo Spirito Santo non può ricevere l'Eucaristia. E diceva questo per la riverenza che lui inculcava ai fedeli e ai suoi frati, la riverenza necessaria per accostarsi all'Eucaristia. Soltanto lo Spirito Santo, persona divina, può degnamente ricevere la persona divina del Verbo incarnato. E allora soltanto quelli che hanno lo Spirito Santo sono in grado di ricevere Gesù, perché è lo Spirito Santo che riceve Gesù quando noi ci accostiamo all'Eucaristia. Non siamo noi, è lo Spirito che riceve Gesù, fa ricevimento, accoglienza a Gesù. E allora bisogna essere uniti allo Spirito, vivere dello Spirito per accogliere colui che lo Spirito ha approntato per noi come cibo, perché l'Eucaristia è frutto dello Spirito. Gesù, come nasce dal grembo di Maria, mediante lo Spirito, nasce sull'altare, nelle mani del sacerdote, mediante lo Spirito. Nell'epiclesi noi invochiamo lo Spirito Santo, e quando il sacerdote, nella persona di Gesù, dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e lo Spirito che trasforma, dove si trasforma, è lo Spirito che opera. E quello Spirito che ha trasformato il pane nel corpo del Signore, il vino nel sangue del Signore, quello Spirito adesso cala nella seconda epiclesi sul corpo mistico dei fedeli, si pone in ciascuno e riceve Gesù, riceve Gesù. Pertanto chi non ha lo Spirito Santo non può ricevere colui che è stato fatto dallo Spirito Santo sull'altare. Questo diceva Francesco per inculcare la devozione in coloro che ricevono Gesù. Noi riceviamo Gesù consapevoli che riceviamo il cibo della vita, che riceviamo Dio, che ci accostiamo davanti al fuoco ardente che brucia la nostra vita, che prende la nostra vita in sé, davanti a colui che vuole unirsi a noi, su lui e noi, per darci la vita, la sua vita, l'unica vita, perché altra vita non esiste se non quella di Dio. Non è l'esistenza la vita, ma vita ce n'è una, quella di Dio. E questa vita ci è data in Gesù. E noi, unendoci a Gesù, ci uniamo alla vita, diventiamo esseri viventi. Che cosa succede? Restiamo freddi? Non abbiamo il fuoco?
Per abitudine noi ci accostiamo all'Eucaristia, non ci ingiammiamo, non abbiamo lo Spirito che ci ingiamma. Ci accostiamo così e rimaniamo così come eravamo. Quanta disattenzione, quanta disinvoltura. Ed è per questo che l'Eucaristia non produce il suo effetto, come vedremo. E allora la prima fase è la fase dell'unione alla vita. E in questa fase dell'unione alla vita Gesù ci comunica il suo Spirito. Ci dà il suo Spirito. Quello Spirito che è in noi, che riceve Gesù, questo Spirito ci viene donato da Gesù stesso, perché noi viviamo di Lui. La prima fase. Seconda fase. La fase della comunione. Non siamo soltanto uniti a Gesù, ma entriamo in comunione vitale con Gesù. Il che significa che il pensiero di Gesù, i sentimenti di Gesù, cominciano a circolare dentro di noi. Entriamo in comunione di vita con Gesù. Cominciamo a vivere con Lui e di Lui. E siccome tutti abbocchiamo all'unico calice e mangiamo dell'unico pane, entriamo in comunione di vita con gli altri, che nati dallo stesso generante, che hanno il medesimo seme divino, si nutrono del medesimo cibo e si comunicano o entrano in comunione degli stessi pensieri, degli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù e formano comunione tra di loro, preludio di quella comunione che è la Trinità e a cui tutti siamo chiamati. Tante persone nel cammino non arrivano alla fase di comunione, restano alla prima fase di unione ma non trasbordano alla seconda fase di comunione, né verticale né orizzontale. Ma la comunione che noi riceviamo mira la trasformazione. Dobbiamo essere trasformati in Cristo Signore, diventare sacrificio a Dio gradito, come dice la liturgia. E per questo che scende lo Spirito Santo nell'epicrasi, la seconda epicrasi, perché nutriti del corpo e saziati del sangue di Cristo, ci trasformiamo in colui che sogniamo e diventiamo sacrificio offerto a Dio. Diventiamo Eucaristia, rendimento di grazie. Diventiamo, come vi dicevo, parola di Dio.